La parola a Matteo Mascia dell'Università di Padova che ci parlerà del tema etica e clima e anche il professor Mascia mi aiuterà a tenere il ritmo di questo convegno. Grazie. Grazie per l'invito a questo importante appuntamento e anche per l'attenzione che si dà a questa dimensione dell'etica. Ora uno potrebbe domandarsi cosa c'entra l'etica con il clima. Effettivamente, con il clima di per sé l'etica non c'entra niente. C'entra nel momento in cui ci rendiamo conto che il clima sta cambiando come conseguenza delle attività umane. E allora qui l'etica incomincia, come dire, ad avere un suo significato, un suo peso, o comunque incomincia a interrogarci. E ovviamente il tempo sarebbe molto, io mi limito a segnalarvi alcuni aspetti che secondo me sono centrali in questa rilevanza tra la dimensione etica e la dimensione del cambiamento climatico. Ed è una rilevanza che ha a che fare con tre dimensioni di giustizia, le vorrei chiamare così. Tre dimensioni di giustizia che però, come dire, si intersecano una volta con altri due aspetti centrali. Uno è, e che poi ha a che fare appunto con la dimensione, come dire, del cambiamento climatico a causa delle attività umane. Una è i cosiddetti, come li chiama Meadow, i pozzi, no? O le sorgenti, cioè la possibilità dell'impatto che le nostre attività hanno sull'ambiente naturale e quindi la capacità, come dire, di provocare trasformazioni. E l'altro invece è la dimensione della scarsità. Cioè l'uso intensivo delle fonti fossili che di fatto mettono in qualche modo stanno facendo in modo tale da consumare queste fonti fondamentali per il futuro. Queste due dimensioni vengono, in qualche modo devono essere lette attraverso altre tre questioni di giustizia. La prima, e credo sia la più importante, è la questione di giustizia nei confronti dei poveri. E qui la dimensione, credo, del vostro appuntamento, del nostro impegno nel territorio, in Italia, non è un appuntamento che è un impegno che si possa limitare alla dimensione del nostro territorio, ma oggi sempre di più si parla di dimensione locale, no? Globale e locale. Allora la nostra azione credo che abbia un senso anche perché il nostro impegno non riguarda solamente, come dire, il nostro territorio, ma riguarda un impegno che va anche verso chi non abita il nostro territorio. Cosa voglio dire? Perché i poveri della terra? Due dimensioni, no? Il discorso dei pozzi e il discorso delle sorgenti. Innanzitutto, attualmente sul pianeta, siamo poco più di 6 miliardi e mezzo di persone, 2 miliardi e mezzo di persone non hanno sufficiente energia elettrica per soddisfare i bisogni primari, riscaldare, cucinare. 1 miliardo e mezzo di persone non conosce l'energia elettrica. Cioè vuol dire che più della metà della popolazione del mondo non ha accesso a questa fonte fondamentale per noi, cioè la fonte che ha consentito di essere quello che siamo. Se non avessimo l'energia elettrica, se non avessimo scoperto, no, di bruciare il carbone, il petrolio, forse saremmo ancora nelle caverne, saremmo ancora nelle grotte. Per cui, come dire, però ci sono più di metà della popolazione mondiale che non ha questo accesso, quindi non contribuisce al consumo di risorse. Nello stesso tempo, queste stesse popolazioni sono quelle che maggiormente stanno patendo e patiranno le conseguenze negative, cioè gli impatti sulla salute del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico, così come la maggior parte dei problemi ambientali, quelli globali, ci evidenziano che qui, come dire, non c'è tanto il pericolo, per quanto rilevante poi lo dirò, dell'esaurimento delle risorse, il pericolo della perdita di biodiversità. Quello che in qualche modo viene messo a repentaglio, è la qualità della vita, quello che viene messo a repentaglio sono i diritti fondamentali delle persone, tutti i diritti umani delle persone. Prima la salute, ce l'ha mostrato con evidenza il primo relatore di questo pomeriggio, la vita, e tutta un'altra serie di diritti fondamentali che, se pensiamo al discorso dell'energia, pensate alla questione nucleare, delle energie alternative, cioè di dove c'è un sistema, come dire, centralizzato, non democratico e non trasparente nell'uso e nella produzione di energia, dall'altra invece il decentramento energetico, l'accesso di tutti, tutti che possono vedere cosa consumano, tutti che possono dare il loro contributo alla produzione. Quindi non solo salute, non solo vita, ma anche democrazia, quindi vuol dire libertà, educazione, che discorre. Allora c'è quindi questa prima dimensione, cioè
pensate a un altro livello molto concreto. Certo, il problema delle piccole isole che stanno lentamente scomparendo, certamente è un disastro dal punto di vista ambientale, ma è un disastro ancora di più dal punto di vista umano e culturale, cioè non spariscono solo, cioè nello sparire le persone, cioè le comunità che si trasferiscono, vuol dire perdere culture, tradizioni, identità. Ecco allora che capite come questo impegno che noi facciamo nello specifico per, come dire, dire no a una centrale a carbone e dire anche no, dire che è possibile fare in altro modo, che può essere uno strumento importante da far vedere anche in altre parti del mondo, ma anche dire il nostro paese, noi tutti siamo impegnati a ridurre le nostre emissioni, perché le emissioni oggi incidono fortemente sulla qualità della vita, sui diritti fondamentali delle persone, non solo qui da noi, ma anche in altre parti del mondo. E queste sono notizie che noi conosciamo ben poco, vediamo ben poco, ma in Pakistan credo che in questo momento ci siano alluvioni incredibili, sfollati, nessuno ne parla, ma la siccità che c'è oggi nel sud del Corno d'Africa, non ne parla nessuno, più di 13-14 milioni di persone a rischio. Ma la siccità è la siccità più grave degli ultimi 60 anni e sicuramente il cambiamento climatico ha un effetto, ha un impatto, ha una conseguenza di quella siccità di oggi. E le popolazioni della Groenlandia, le popolazioni con il progressivo. Insomma, abbiamo tutta una serie di questioni che evidenziano come la prima responsabilità che noi abbiamo, la prima dimensione di giustizia, quindi dimensione etica, del rapporto tra etica e cambiamento climatico, è una questione di giustizia nei confronti dei poveri. E ovviamente non solo i poveri di cui ho parlato adesso, ma anche i poveri da noi. Tutti ricorderete il 2003, noi quest'anno abbiamo avuto un'appendice nell'estate di ondata di calore, niente in confronto a quello che abbiamo avuto nel 2003. E poi 35.000 morti in Europa, come conseguenza anche indiretta, e la maggior parte di queste persone chi erano? Persone anziane e povere. Questo è, come dire, la marginalità. Cioè, chi è che colpisce poi questo? Colpisce le persone che non hanno risorse, che non hanno la possibilità di mettersi un condizionatore in casa, che persone che magari hanno meno relazioni con gli altri, quindi sono più isolate, persone che non hanno adeguati supporti di tipo sociosanitario. Sul tema dei bambini mi pare che ha detto molto bene chi mi ha preceduto, cioè il primo intervento, polveri sottili, chi è che sono i primi che sono colpiti da questi dei rischi derivanti anche di qualità della vita, ma anche di malattie molto importanti, sono i bambini. La seconda dimensione di giustizia che volevo richiamare è un elemento di novità, se volete un elemento di novità, che forse oggi novità nel senso di che emerge con l'emergere della questione ambientale, che emerge con l'emergere del tema della sostenibilità, siamo alla fine degli anni Ottanta, ed è il rapporto delle future generazioni, cioè i diritti delle future generazioni. C'è una dimensione di etica che noi ci dobbiamo porre, cioè di responsabilità, e nei confronti di chi verrà domani. Che tipo di ambiente lasceremo alle popolazioni, alle generazioni future? Quale sarà? Noi non sappiamo ovviamente quali sono le esigenze, quali sono le potenzialità, le opportunità, ma quali sono le esigenze e i bisogni delle future generazioni, però, come dire, ci interroghiamo sul fatto che se andiamo avanti di questo passo lasceremo un pianeta completamente invivibile. E non solo. Allora togliamo quelle che sono state per noi le risorse fondamentali per garantirci lo sviluppo e la crescita, cioè le fonti fossili. Ora tutti ci dicono che in qualche modo oggi come oggi non possiamo fare a meno delle fonti fossili, probabilmente un domani lo potremo fare, però noi non sappiamo se la ricerca scientifica ci consentirà di. Responsabilità vorrebbe che noi ci preoccupassimo di lasciare e di mantenere le future generazioni una quantità, potrei dire almeno quanto abbiamo ricevuto noi, possiamo una quantità minima di fonti fossili che possono essere utili e necessarie per garantire una continuità della vita, un miglioramento della vita. Questo quindi è una seconda dimensione fondamentale su cui noi dobbiamo interrogarci. Certo, le future generazioni non votano, non parlano, non hanno nessuno che si fa carico di, ma è certo che siamo consapevoli che questo è un diritto che ormai è riconosciuto anche in sede internazionale, a cui le generazioni future hanno diritto a una vita dignitosa, a una quantità una qualità di ambiente che sia vivibile, a una quantità di risorse che sia comunque sostenibile nel tempo. La terza dimensione che vorrei richiamare di giustizia che ci stiamo interrogando e che sempre di più diventa centrale è una giustizia nei confronti del mondo dei viventi.
questo è un tema, come dire, che sul mondo ambientalista è storicamente un punto di riferimento, però non lo è in tante altre realtà, in tanti altri mondi. E invece oggi la dimensione, come dire, della responsabilità che noi dobbiamo avere verso la natura non è solo in funzione del valore strumentale che la natura ha per noi, ma anche per il valore intrinseco che la natura ha in sé. Cioè la natura ha valore in quanto tale, non ha valore solo in quanto è utile al miglioramento della nostra vita, della nostra qualità della vita, del nostro sviluppo, della nostra crescita. La dimensione allora, ovviamente per me è sempre, l'obiettivo è quello della responsabilità, non dei diritti. La natura non ha dei diritti, non ha neanche la possibilità di richiedere questi diritti, ma la responsabilità che noi abbiamo verso la creazione della bellezza dell'ambiente naturale, verso la fragilità dell'ambiente naturale, che vediamo oggi come stiamo trasformando, no? Come stanno, se i ghiacciai, ma le stesse Dolomiti, le vicende di quest'estate hanno dimostrato come, no, questi sbalzi di temperatura stanno trasformando completamente il panorama delle Dolomiti, perché pezzi interi di strutture rocciose vengono, si abbattono. C'è quindi una responsabilità, una necessità di un allargamento della base morale che noi dobbiamo porci. Cioè le finalità che guidano il nostro agire devono porre attenzione anche al mantenere, al salvaguardare l'ambiente naturale di per sé. Queste sono tre dimensioni, credo che siano dimensioni sulle quali, come dire, dobbiamo iniziare a interrogarci con sempre maggior forza e sempre con maggior impegno. Dimensioni che riguardano ovviamente, come dire, il noi, il nostro territorio, ma anche la nostra terra, la casa comune che noi abbiamo. Dimensioni che ci aiutano a comprendere come i diritti oggi passano sempre di più attraverso una diversa ruolo dell'ambiente naturale. Il riconoscimento e l'affermazione dei diritti fondamentali non può prescindere dal nostro, come dire, impegno per l'ambiente. E questo è, come dire, una dimensione che ci deve aiutare a fare un salto di qualità, che è un salto di qualità culturale. È vero che la dimensione etica, come dire, non ha valore finché non diventa legge, non diventa azione politica, no. Però la dimensione etica comunque ha un valore nel senso che ci deve aiutare a far crescere la cultura. Attenzione culturale, questa la crisi ecologica è prima di tutto una crisi culturale, cioè dobbiamo ripensare la dimensione antropologica e il nostro rapporto con l'ambiente naturale. Questa è prima di tutto la crisi ecologica. Allora abbiamo una crisi economica e finanziaria, una crisi, come dire, ecologica e una crisi etico-morale che è trasversale a queste tre dimensioni. Non sono separate queste crisi. Perché centrare la dimensione culturale? Vi lascio con un dato che trovate, se cercate uno degli ultimi rapporti degli studi di ricerca della CGIL del Veneto sul sviluppo edilizio del nostro territorio, evidenzia come, riporta poi un dato, tra l'altro lui ricita da un altro rapporto, che il 62% delle imprese edili del Veneto, 51% di queste ritiene non strategico investire nell'efficienza energetica, l'11% ritiene che non si pone neanche il problema. Cioè il 62% delle imprese edili venete non ha capito che il futuro non è costruire nuove case, ma è rendere efficienti le case di oggi che già abbiamo. Questo è, come dire, il salto culturale che dobbiamo fare. E lo possiamo fare con la legge, ma la legge non è sufficiente, perché alcune leggi le abbiamo già. Dobbiamo fare un lavoro culturale, dobbiamo dare motivazione e senso a questo nostro stare su questo pianeta. E qui la dimensione etica ha un ruolo fondamentale. Grazie.